Salve a tutti amici e bentornati su Games Eater. Guardate che spettacolo. Siamo entrati in questo momento e sta albeggiando giusto adesso. C'è anche un po' di pioggia, un po' di vento, infatti il mare è mosso, ma davvero guardate che paesaggio bellissimo. Questo gioco sta diventando davvero spettacolare. Qui c'è Taurus. Guardate il Salve a tutti, sole. ragazzi. Scusa, ti ho interrotto, compare. Eccoci qua. Guardate che spettacolo, bellissimo. Vediamo come si vede col visore in un momento del genere. Poco e niente, perché ormai c'è la luce, giustamente. C'è anche un po' di nebbia, tipo la bruma mattutina. Uno spettacolo. Dunque, ragazzi, abbiamo avuto un problema. Un po' per colpa nostra e un po' perché non funzionano bene, per tutti i bug che hanno e via dicendo. La zattera si è incagliata perché c'è stato un attimo di mare forte, mosso e l'ha spinta fin sopra la riva. Evidentemente si devono lasciare più lontane di come l'avevamo lasciata noi, almeno tipo lì dove sto mirando adesso, più o meno qui. E poi anche se ci si bagna un po', fa niente. Quindi vorrei tanto abbandonare questa maledettissima zattera che già non la sopporto più, ma purtroppo siamo nella terra di nessuno in mezzo al nulla, senza punti di interesse vicino dove andare a lootare. Non ce la possiamo fare la base qui, perché sennò poi avanti che arriviamo in un posto interessante dobbiamo farci chilometri. E non possiamo neanche andarcene per i fatti nostri, perché ci sono due casse qua dentro con qualcosina di interessante, tra cui anche un Barrett funziona, cioè quasi al 100% di durabilità, anche se ci mancano gli accessori e le munizioni, ma comunque è il pezzo più importante dell'arma più importante del gioco, non vorrei lasciarlo qui. Quindi cosa possiamo fare? Adesso che sappiamo che non bisogna mai lasciarle vicino alla riva e possiamo usarle in modo migliore, eviteremo di farla buggare sulle rocce, dobbiamo semplicemente andare qui sotto, in questo cantiere navale, nella speranza remota di trovare una barca. Se non la troveremo, troveremo i materiali necessari a craftare un'altra zattera, perché molti dei materiali ce li abbiamo già per fare un'altra zattera, ma ce ne serve qualche altro. Quindi scendiamo là sotto, se troviamo una barca, benissimo, a motore. Altrimenti troveremo i materiali per farci un'altra zattera e andare a farci una base in un posto interessante vicino ai punti di interesse, altrimenti la nostra vita sarà davvero dura. Visto ragazzi, imprevisti su Scam, cambiano tutti i programmi. Il gioco realistico è bello, ma ti fa pure incazzare certe volte. Anche se nella realtà saremmo riusciti a farla sbloccare quella dannatissima zattera, perché un po' era in acqua, non è che era proprio per terra. Ok, eccoci arrivati. Non passiamo dalla strada perché la strada è un modo facile per morire, siamo troppo esposti. Stiamo attenti perché quando sono venuto qua in single player c'erano almeno una dozzina di zombie. Ah, perché ha laggato? Ah, perché sta caricando il cantiere. Aspetta, gli diamo un'occhiata da lontano col mirino per vedere se vediamo qualcosa prima. Sì, sicuramente se possiamo qualche zombie lo dobbiamo ammazzare da qua. Infatti cambio mirino. Ok. Diamo un'occhiata. Là ce n'è uno già. Due. Ho una visuale minima dell'aria e già ne ho visti un paio. Noi non abbiamo le armi che avevo io in single player, quindi stiamo attenti. E se siamo in due ce ne saranno anche di più di quanti ce n'erano prima, quando ero da solo. Perché il numero degli zombie dipende dai player nella zona. Il respiro com'è che si trattiene, fra? Io con Shift, non so tu, forse pure tu, tieni premuto Shift. Non mi ricordo se l'ho cambiato o se è quello base. Questo zombie non mi mostra la testa. Lo so che sto facendo troppa attenzione, in effetti, per esserci solo degli zombie. Se ci sono questi zombie vuol dire che non ci sono player comunque, quindi. Però voglio fare le cose per bene. Già stiamo perdendo tutto sto tempo perché si è buggata la zattera, ci manca solo che ci arriva qualche kamikaze addosso e ci ammazza. Anche se qua non penso che dovrebbero esserci dei kamikaze. Ok, fuori uno. Quello è uscito la donna che c'era qua. No, un uomo, ma ne vedo. Ora vedo una donna magra, aspetta che recupero il respiro.
trattenuto nel momento sbagliato. A che distanza è intanto? Perché se è a più di 100 metri non la prendiamo se siamo settati a 100. 126 va bene, il settaggio a 100 va bene fino a 126. Beccata in pieno, nella nuca proprio. Non stiamo vicini, fra, che se mi vede qualcuno a me ammazza pure te. Vai verso destra tu, io passo da sinistra. C'hai pure tu il cecchino silenziato. Sappi che il tuo però è veramente scarso a livello di calibro e di danno, quindi devi beccarli per forza in testa. Pure io sto facendo così comunque. Qui ce n'è un altro. Vedi, i silenziatori buoni sono, anche se sono artigianali. A quest'ora al primo colpo c'erano arrivati tutti addosso questi qua. Ce n'è uno dal tuo lato, lo lascio stare, va bene? Pensaci tu, ma occhio perché ha... No, ce n'è un paio. Oh cavolo! L'avevo sentito il rumore, ma siccome stiamo giocando assieme, ero convinto fossi tu, eppure lo sapevo che non eri vicino a me. Scherzi della testa. Che è successo? No, niente, mi è arrivato uno zombie addosso. Avanti, avanti. Ok, sei morto. Ma ce l'ho il parabraccio a difesa per il braccio? Sì, e come mai ha fatto tutto sto danno? Bravo, ho trovato un toolbox da 100. Spettacolo, ottimo, fra. Però stai attento perché vedi che dal tuo lato, prima che mi arrivasse di sopra questo zombie, ne ho visti due, di cui uno grosso col giubbotto antiproiettile. Prendili dalla distanza con un colpo di cecchino in testa. Io ho già 4 o forse 5, non mi ricordo, li ho ammazzati. Ce ne saranno però, come ti dicevo, più di una decina. Quindi stiamo attenti perché vedi che appena spariamo con armi da fuoco rumorose ci arrivano tutti addosso. Intanto mi devo curare. Ma prima di tutto, headshottiamo quello per ora che abbiamo la visuale. Benissimo. Io non dovrei sparare in questo modo con un car perché... No, no, tutte quelle munizioni, cavolo, mi ha sentito qualcuno. Avanti, vieni qua, bello, dove sei? Mi hanno sentito in troppi, mi sa. Avanti, vieni qua. Ah, mi sono fatto fregare stavolta. Cazzo! Non ero così scarso prima in corpo a corpo. Ok. Meglio che ci bendiamo subito. Abbiamo preso un po' di schiaffoni. Ok, 7 se non mi sbaglio sono morti. 7, 8 dovrebbero rimanerne non troppi. E speriamo di trovare qualcosa di buono. Ah, che bello avere finalmente qualche arma, ragazzi. Abbiamo anche una pistola di scorta, ovviamente. Stavolta è caricata con munizioni perforanti, per cui farà male. Ok, vengo dalla tua parte. Tanto la maggior parte sono schiattati e un po' di schiaffoni li ho presi, quindi preferisco stare in compagnia. Oh, ok. Eccomi qua. Allora, vieni con me, guarda. Seguimi. Aspetta, ce n'è uno. Prendi il cecchino, sparagli in testa. Fai un po' di esercitazioni. Trattieni il respiro. Tranquillo, tranquillo. Lo fermo io. Non l'ho fermato. Zica, tranquillo, le ultime parole famose. No, fra, hai la mazza. Prendi la mazza. Vai, vai di mazza. Bravissimo. Vedi che ne arriva un altro. Ce la facciamo, tranquillo. Ai. Ai, ai. Ho preso una brutta mazzata. Non posso più espormi perché sto morendo. Mizzica, sciuppia la mazza. Ai ai, male fa. Aspetta che mi curo. Ecco qua. Io non so come mi sono rotto un braccio.
Perché quando colpiscono nel punto giusto fanno male. Ora c'è uno zombie. Ok, non c'è problema. Peccato. Un altro. Ah, stavolta non ti ho beccato in testa. Dunque, ragazzi, abbiamo finito di rutare tutto il cantiere. Purtroppo non abbiamo trovato una barca, però abbiamo trovato tutto quello che ci serviva per craftare la zattera. Quindi ora torniamo a dove eravamo prima. Aspetta, stavo dicendo che qua dentro ci sono i cosi elettronici con i quali devo appunto riparare questo. Quindi il mirino, sì, si può riparare con gli strumenti elettronici. Ecco qua. Ok, ragazzi, rieccoci qui. Come potete vedere, abbiamo fatto un'altra zattera. Ovviamente non vi ho fatto vedere tutta la procedura perché già l'avevate vista e perché altrimenti tutto il video se ne andava per fare questa cosa qui. Capito, ragazzi, quando vi dico che i nostri video durano tipo 5-6 ore? Non scherzo, raga. Qua se ne sono andate tipo altre 2-3 ore per fare sta zattera. Ok. Ormai siamo diventati mastri carpentieri. Veramente. Allora, dobbiamo aspettare. Oh, perfetto, il vento è perfetto, posso andare. Stavolta non ci ferma nessuno, e infatti. Quindi la prossima volta che ancoriamo la zattera da qualche parte, dobbiamo ricordarci che sia con la prua rivolta verso il largo. Non deve essere per forza così, perché quando il vento è completamente opposto, anche se voi abbassate la vela, infatti quando il vento è opposto non sta gonfiata così, sta gonfiata nel senso opposto, la vedete proprio piegata e schiacciata sull'albero maestro, perché vi sta spingendo verso dietro, quindi anche se avete la prua rivolta verso il terreno, col vento giusto potrete comunque prendere il mare. Soltanto che basta un minimo errore, come è stato per noi, per incagliare la zattera sulle rocce. Quindi, sempre meglio lasciarla un po' di distanza dalla riva. Non troppa, perché ovviamente i nostri personaggi non galleggiano quando sono equipaggiati. Cosa assurda, perché non è per niente realistico. Cioè, fino a un certo punto cadi a fondo. In acqua, se hai, che ti posso dire, 20 kg addosso, per un tot ce la fai a andare avanti. È ovvio che poi ti tirano giù, ma per un po' ce la fai a nuotare. Qua invece basta che hai qualche chiletto addosso, inizi a fare una brutta fine. Va bene, quanto mi concentro un attimo perché stavo andando a sbattere sulla costa un'altra volta. Ok, quindi controlliamo la mappa. Stiamo andando verso nord-est ed è giusto. Noi dobbiamo attraversare questo ponte, quindi nord-est è la direzione corretta. Dopodiché dovremo scendere di qui, scendere, passare sotto quest'altro ponticello e il nostro obiettivo è questo, ma noi ovviamente lasceremo la zattera o un po' prima o un po' dopo, vedremo. Dunque ragazzi, grazie a uno di voi, per la precisione Blacky che saluto, ho scoperto che con E e Q si può girare la vela in questo modo, cosa che appunto non sapevo. E possiamo utilizzarla per prendere il largo. Scusate se sono passato in prima persona, ma io sulla Q ho appunto il passaggio per la prima persona, quindi quando farò sta cosa cambierà l'inquadratura. Ok, mettiamo la vela in questo modo. Dannazione. Ok, mettiamo la vela in questo modo e riusciamo a prendere il vento. In questo modo praticamente andiamo in questa direzione prendendo il massimo del vento. Vedete che la freccia che indica la direzione del vento è esattamente nella stessa direzione della barca, della vela. Significa che stiamo prendendo proprio il vento molto bene e quindi si muove più velocemente che se fosse dritta la vela. Tanto è il timone che decide la direzione della zattera più che la vela. Certo, la vela un pochettino ci sposta, ma il timone decide la direzione. Quindi anche se la vela sarà così, noi ne beneficeremo.
Guardando la cima di quella montagna innevata mi viene da pensare a quando mi facevo le basi là sopra, perché quella che vediamo è parte della mappa. Una volta io avevo una base su quella montagna. Lì si vede anche qualche gru, c'è una città, una cittadina da quella parte. Mentre qui abbiamo visto, appunto, come dicevo, uno di quei moli che si trovano di solito vicino ai ponti e anche un bunker della Seconda Guerra Mondiale, vedete? Aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Ok, allora. Quindi, come dicevo, là c'è un piccolo molo dove potevamo trovare una barchetta se avevamo un po' di fortuna, e lì un bunker della Seconda Guerra Mondiale dove potremmo trovare un'altra arma come queste, un altro fucile della Seconda Guerra Mondiale tra i vari che ci sono. Però non ci fermeremo, perché il nostro obiettivo è quello di andare alla fabbrica di armi, altro che bunker, e speriamo di trovare qualcosa di buono. Guardate che figata, ragazzi. Questo gioco è davvero spettacolare quando sarà finito. Io per questo non mi ci butto seriamente, raga, perché questo è un gioco molto realistico, molto simulativo, molto punitivo. Quindi, quando devo schiattare perché devo schiattare è una cosa, ma quando deve succedere qualcosa perché ovviamente ci sono dei difetti ancora, essendo in early access, mi brucia. Quando crei un PG e dopo un mese te lo resettano perché esce la patch importante e quindi resettano tutto i server, brucia. Dico, lo sappiamo che funziona così, però appunto aspetterò a fare sul serio finché non sarà stabile e finito. Guardate ragazzi, quindi all'orizzonte si defila un altro ponte, che sarebbe questo qui, ma soprattutto se fate attenzione, vedete in acqua lì davanti, esce fuori la punta di un relitto di nave. Ecco, se noi avevamo trovato la maschera per andare sott'acqua col tubetto, potevamo scendere sott'acqua e cercare nelle casse di questa nave. Mettevamo un attimo l'ancora e andavamo a dare un'occhiata. Purtroppo, senza quel tubetto per respirare, non avremmo mai abbastanza tempo per farlo. Quindi dobbiamo rinunciarci per adesso. È abbastanza stupida la cosa perché sto parlando, ragazzi, di quella maschera che usavamo da bambini quando andavamo a mare, cioè gli occhiali e il tubetto per stare a pelo d'acqua perché il tubo arrivava fuori e voi potevate respirare. Qua invece funziona che vi dà più tempo per stare sott'acqua, cioè anche se scendete tipo 10 metri sott'acqua, il tubo ovviamente non vi può fare respirare, neanche se state 1 o 2 metri, figuriamoci a 10, invece qua vi dà il tempo per respirare. Magari avranno fatto sta cosa in attesa di mettere le bombole da sub. Ragazzi, guardate, un'altra base. Mentre ci avviciniamo al ponte al relitto, abbiamo trovato un'altra base di player. Questa qua è veramente grande, probabilmente saranno tanti. Vediamo. C'è una torre. Perché non mi fa vedere il mirino? Ok. C'è una torre, una casa grande. E poi continua fino al mare, perché si erano fatti il porticciolo per tenerci la barca, capito? Dobbiamo stare attenti. Qua se salgono su una torre ci vedono all'istante. Andiamocene da qua. Quelli avranno armi che ci distruggono proprio. Dannazione, proprio adesso il vento doveva andare in un'altra direzione. Vediamo se riusciamo a prenderlo un minimo stando così. Forse così. Sì, dai, 7 km. Pianissimo, però almeno ci muoviamo. Controlla nel molo se hanno una barca. Perché abbiamo qualche tentativo di cacciavite, magari potremmo provare a fregarcela. Però se hanno una barca significa anche che se ci vedono prima ci ammazzano e poi con la barca vengono fino a qua e si fregano tutte Hanno la barca, compare, ed è messa là abbandonata. Porca troia. cose. Non è Proviamo. abbandonata, non è abbandonata, fra, è di fianco alla loro base. Provare significa rischiare seriamente di schiattare. Questa è la base di player, cioè che giocano di frequente, capito? Ovviamente ci sono dei lucchetti di sicuro su quelle barche, perché non è possibile che non gli hanno messo un lucchetto. Andare e cercare di rubarle significa rischiare seriamente di schiattare, e per rischiare seriamente di schiattare con tutto quello che abbiamo, perché non abbiamo neanche una base in cui respawnare, vorrei avere più di 6 tentativi di cacciavite, almeno ne vorrei avere 20. Quindi con questi 6 non ci molliamo con tutta la zattera, però ci segniamo subito anche questa posizione. E una volta posata la zattera,
e trovato qualche altro cacciavite, torneremo qui a rubare una di queste barche. Niente ce lo impedirà. Ok ragazzi, finalmente siamo arrivati a destinazione. Più o meno, ecco. Praticamente siamo partiti da qui. Eravamo qua quando siamo partiti con la zattera. Ci siamo fermati qui la prima volta e poi da qui siamo arrivati fin qui. Ci siamo fatti un bel po' di strada che a piedi sarebbe stato davvero lunghissima questo viaggio, mentre invece con la zattera ci siamo mossi. Intanto per oggi la chiudiamo qui, io come al solito vi ringrazio per la compagnia ed il supporto e vi do appuntamento al prossimo video. Saluti a tutti da Ban, E da Taurus. alla prossima!